Buongiorno a tutti, Rodale Facen, ristorante Atmosfera del San Gemini Palace di San Gemini. In attesa che passi, perché passerà questo momento così difficile per tutti noi, oggi prepariamo una tagliatella salsiccia e spinaci. Perché è un piatto semplice, potete fare quando volete, potete preparare la pasta il giorno prima e quando arrivate a casa è veloce da fare, buona, gustosa, e procediamo con la pasta. 250 g di farina bianca, un filo d'olio, un pizzico di sale, un intero e un tuorlo. Se la pasta vedete che diventa troppo dura, ci aggiungete dell'acqua. Iniziamo a impastare. Quando la pasta è pronta, la mettiamo in pellicola e la lasciamo riposare mezz'oretta. Nel frattempo facciamo la salsa. Ho fatto sciogliere olio e burro in padella, ci aggiungo uno spicchio d'aglio e un rametto di rosmarino. Quindi la salsiccia sgranata. Una volta rosolata la salsiccia, aggiungiamo dei pomodorini tagliati a cubetti e lasciamo cuocere per 5 minuti. Ho preso un pezzo di pasta e comincio a tirarla finché avrà raggiunto lo spessore che voglio. La pasta è tirata e ora la tagliamo. L'acqua bolle, salo e andiamo in cottura con le tagliatelle. Dopo 2 minuti di cottura la togliamo aggiungo gli spinaci crudi, tagliati piccoli. Aggiungiamo del formaggio grattugiato e mantechiamo e andiamo all'impiattamento. Signora, questo è un piatto povero ma di un gusto pazzesco. In effetti è solo salsiccia, spinaci, pomodoro e un po' di pasta tirata a mano. Piatto povero che costa poco, però è di gran classe. Insomma, un po' il ritorno alle origini. Adesso siamo abituati a mangiare cose molto, molto belle, molto fighe, no? Ma il tornare alle radici con una pasta con la salsiccia è sempre una grande emozione. Ci mettiamo sopra la salsa. Per chi vuole un po' di grana. E per finire un rametto di rosmarino. Ecco voi, signora. La tagliatella con salsiccia e spinaci, un piatto gustoso, semplice, veloce e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!